Allora, è stata la partita il sabato, soprattutto se vogliamo, di Juventus e Inter. Juventus e Inter che sono riusciti a vincere in modo diverso le loro sfide, ma diciamo partiamo subito da quello che ha fatto notizia, e cioè da Handanovic, che non è stato espulso contro il Sassuolo. Stiamo parlando del momento determinante della partita, no? Perché stava vincendo 1-0 il Sassuolo, perché De Frel palla al piede, vola tutto solo verso Handanovic e poi vola a terra dopo un incrocio molto sospetto. In questo caso il parere dei moviolisti, degli ex arbitri, conta zero. Dico conta zero perché qui si tratta di cinetica pura. Ognuno guarda lo scontro, l'incrocio tra i due e si fa un'idea. Non è una questione di interpretazione del regolamento. Il tema è semplicemente se in questo contatto il contatto è stato casuale, è stato addirittura non voluto, non cercato, tentato di evitare in tutti i modi da Handanovic, oppure no. Ora, certezze matematiche non ce ne sono su questo argomento, ci sono delle evidenze. L'evidenza è che Handanovic incrocia, cerca di spostarsi, ma nel cercare di spostarsi, il portiere dell'Inter comunque colpisce con il gomito al volto De Frel, ma soprattutto c'è il piede sinistro, il tacco del piede sinistro che sale in maniera un po' innaturale, quasi che cercasse comunque un contatto pur fingendo di spostarsi. È una cosa che abbiamo fatto tutti nella vita. Fai finta di spostarti e intanto dai magari un colpo a una persona, per scherzo magari. Ecco, io credo che Handanovic sia stato estremamente capace, furbo, spregiudicato anche, adottando però una tecnica che nel calcio è del tutto lecita, cioè si cerca di fermare un avversario commettendo fallo senza farsene accorgere, come quelli che tirano la maglia contando sul fatto che l'arbitro non veda che l'avversario ha la maglietta tirata. Per me, andando vicino, l'ho un po' paragonato a Chiellini, ha fatto un po' una Chiellinata, ma intendendo in questo non una cosa di per sé cattiva, negativa. Handanovic ha cercato una furbizia in un momento drammatico della partita, perché se lì De Frel lo supera, si è un bel dire, no, ma si stava allargando, prendeva la palla, Handanovic non ce la faceva più, la depositava, per quanto un po' spostato a destra, la depositava in gol. Quindi quello che ha fatto Handanovic è stato un fallo che fa parte delle facoltà di un qualsiasi giocatore e che ha cercato di fare, a mio avviso, senza farsene accorgere. Quanto è colpevole Handanovic? Quanto è colpevole Chiellini quando usa la sua esperienza, la sua furbizia per cercare di fermare un avversario senza che l'arbitro ti penalizzi? In questo caso sarebbe stata una penalizzazione devastante. È stato molto bravo. Il calcio è fatto anche di queste cose. È fatto di falli che i difensori, i difendenti, come dicono gli esperti, arbitri o ex arbitri, cercano di non farsi accorgere di aver fatto. Era in buona fede Handanovic quando taglia così la strada di De Frel e poi si sposta, andando però a colpire con il gomito e soprattutto cercando di alzare un po' la gamba di richiamo. Secondo me no. Ha sbagliato Pajaretto? Probabilmente sì, ma c'è un ma grosso come una casa che è questo. Anche vedendo e rivedendo le azioni, ci sono un sacco di altre interpretazioni che invece dicono no, lui ha cercato soltanto di spostarsi, era del tutto in buona fede. Io non sono dell'opinione opposta, rispetto chi la pensa diversamente e ci mancherebbe altro, e aggiungo il fatto stesso che ci siano interpretazioni diverse su questo contatto, anche se la maggioranza è colpevolista, autorizza in qualche modo all'errore. La VAR poteva intervenire? Probabilmente no, perché aveva piena visione l'arbitro dell'azione, perché il contatto è stato comunque minimo, perché non è in grado il VARista di determinare comunque l'entità di questo contatto. Quindi, se anche ci fosse stato il rosso, ovviamente la VAR non sarebbe potuta intervenire, e così per la mancata punizione, perché non c'è stato nessun tipo di punizione, commettendo a mio avviso comunque l'arbitro un errore, la VAR mettendolo nell'impossibilità di fare alcunché. Vedremo altre volte dei calciatori, dei difensori. Vi ricorderete per esempio Lautaro l'anno scorso, quando in una mischia riuscì con una mano a deviare, e ci provano, se gli va bene fanno tanto bene a farlo, soprattutto nel momento più delicato della partita, in cui rischi di perdere una partita e sarebbe stato devastante. Male l'Inter da questo punto di vista,
Inzaghi riesce poi in qualche modo a metterci una pezza, quindi non scandalizziamoci per questo, diciamo che l'arbitro ha valutato male, non parliamo di complotti come fanno in tanti, men che meno per quanto riguarda le scelte pro Inter o pro Juve alle quali io non ho mai creduto. Credo sicuramente che un arbitro abbia una naturale predisposizione a essere un po' più tollerante contro i grandi club. Questo l'abbiamo misurato nei decenni, neanche negli anni. È giusto che sia così? No. Fa parte delle condizioni della vita del calcio. Ricordate quando l'avvocato Prisco diceva: io quando vado a parcheggiare vicino al tribunale mi conoscono, dico: avvocato, parcheggi qui perché mi conoscevo. Ecco, essere più importanti certamente storicamente rispetto ai piccoli club come Sassuolo può agevolare. Veniamo velocemente alla Juventus per dare una considerazione a margine che però casuale a mio avviso non è. Io so che ci sono i dibalisti convinti che non vogliono mai mettere in discussione o sentir mettere in discussione il loro amato bene. So anche che ci sono gli antidibalisti che ritengono che Dybala sia una iattura per la Juventus. Però noi dobbiamo riconoscere una cosa. E dobbiamo riconoscere che i due migliori risultati della Juventus di questo inizio stagione sono arrivati senza Dybala. Sarà un caso? Non lo so, però dobbiamo rilevarlo questo. La Juventus batte il Chelsea con una partita di grande cuore, di grande coraggio, di grande carattere di Chiesa. La Juventus batte il Torino anche qui giocando una partita di grande sacrificio e in tutto questo Dybala non c'era. Allora, è superfluo Dybala alla Juventus? No, non lo è, ovviamente, lo sappiamo, è una delle armi più importanti. È determinante Dybala nella Juventus? No, non lo è. Cioè è un giocatore che come sempre, come in questi anni, ha dimostrato a volte di accendersi, di brillare come una supernova nel cielo della Juve e poi di spegnersi e di non esserci. E bisogna probabilmente tornare a questo tipo di considerazione. E cioè Dybala non è imprescindibile nella Juventus. Se in stato di grazia è certamente il titolare, può essere certamente l'arma in più, nessuno ha la classe di Dybala, nessuno ha i piedi di Dybala nella Juventus, ma se in periodo di stanca o in periodo di negatività, Dybala può e deve tranquillamente stare in panchina. E questo torna a riverberarsi sul discorso del futuro di Dybala. Anche perché poi tutto sommato, io non credo che sia così evidente che ci sia la fila di club pronti a dare a Dybala 10, 12, 14 milioni di euro per i prossimi 4 anni. E se Dybala ci pensa, tutto sommato la Juventus per lui è e resta una comfort zone che io non abbandonerei. Cioè è la squadra che ti permette, con il suo pubblico anche, con i suoi tifosi, di esserci quando sei in forma, di essere osannato e di essere perdonato per i grandi periodi di stanca che hanno sempre contraddistinto la sua carriera e che continueranno sempre di più, avendo ormai lui quasi 29 anni, a caratterizzarne le prestazioni. Quindi se possiamo dare un consiglio affettuoso a Dybala e resta dove sei, rinuncia magari un paio di milioni, perché dove andrai non è detto che ti troverai altrettanto bene. Grazie, alla prossima.